buongiorno a tutti, bentornati o benvenuti nel Cinema Grifone. Abbiamo accolto il consiglio dei nostri follower e quindi facciamo uscire un video sull'arceria. L'avremmo dovuto far uscire prima, ma per problemi tecnici l'abbiamo fatto uscire dopo. Andremo a parlare di un oggetto veramente significativo per il tiro con l'arco storico. È l'anello da pollice. Questo è un oggetto molto antico, i primi reperti sono stati ritrovati addirittura nell'VIII secolo avanti Cristo, quindi circa 2800 anni fa. È essenzialmente una copertura, una sorta di, se vogliamo dire, guanto, che serve a proteggere ovviamente il nostro pollice durante le fasi di trazione e di tiro, ovviamente con l'arco. Principalmente è uno strumento utilizzato dal Vicino Oriente fino all'Estremo Oriente, variando comunque le sue forme e le sue dimensioni. Il suo scopo rimane sempre uguale, ossia proteggere il pollice durante le fasi di tiro. Andiamo un pochino a vedere come funziona. Essenzialmente è un cerchio con una parte leggermente più allungata che funge da unghia, e proprio questa parte va a proteggere il polpastrello del nostro pollice. In alcuni casi, come vedete, ci può essere anche una linguetta di pelle per andare a proteggere la parte del tendine al di sotto del pollice, proprio il tendine che ci fa piegare il pollice, durante la fase di tiro. Come si indossa l'anello da pollice? L'anello è un cerchio, ma è leggermente più stretto sulle parti laterali. Non si infila come gli anelli normali, perché altrimenti non passerebbe. Va messo con il pollice laterale. Una volta inserito va girato. In questo caso la parte più stretta impedisce, proprio per effetto osseo della falangetta, impedisce di far uscire il nostro anello, rendendo sicura poi la fase di sgancio. Andiamo a vedere come si utilizza. Per l'esempio di oggi utilizzeremo due archi, questo ovviamente che avete visto in una recensione, e utilizzeremo invece un longbow che ho costruito tempo fa. Va utilizzato con la freccia sul lato opposto sul quale di solito si va a tirare. Si va ad utilizzare la parte dell'unghia dell'anello agganciata sulla corda, non sentendo dolore e quindi non avendo neanche lo sforzo sul polpastrello, vado semplicemente a trazionare e vado a rilasciare la mia freccia. Andiamo a riprovare nuovamente il suo utilizzo. Si va a trazionare. Continuiamo la nostra prova. Come vedete, io in questo caso non ho un dolore fisico sul mio pollice. E posso tranquillamente tirare senza avere danni. Uno tra gli scritti maggiori che parla di questo tipo di anello è l'Arab Archery, considerando l'esistenza di due tipi diversi, uno in osso, o comunque poteva essere fatto in corno, in pietra o in vetro, e uno in pelle. Purtroppo quelli in pelle non sono stati ritrovati, proprio perché la pelle è un materiale molto deperibile e nelle tombe tende a consumarsi facilmente, l'osso invece rimane comunque integro. L'anello che state vedendo è il regalo di un amico ed è uno degli anelli appartenenti alla mia piccola collezione. Come vi dicevo prima, è un anello in cuoio e sembrerebbe che questo tipo di materiale fosse il preferito dalle truppe ordinarie. Uno, perché facilmente replicabile anche sul campo, e seconda cosa perché anche poco costoso da fabbricare. Utilizzare un corno, andare a intagliare il legno o utilizzare anche il metallo sicuramente sarebbe stato per persone più abbienti, ma sul campo non avrebbero potuto costruirlo proprio per la difficoltà di costruzione. Questo tipo di anello si aggancia come l'altro e si va a stringere con il cordino dietro. Ha la stessa funzione dell'altro, ma come vi dicevo io è molto più comodo durante la fase di costruzione e sostanzialmente si adatta meglio al dito quando noi andiamo a piegarlo.
con questo tipo di anelli c'è una sensazione diversa rispetto a quelli di materiale più rigido come il corno o l'osso. C'è un feeling sulla corda maggiore, perché è come se andassimo a scoccare quasi con il polpastrello nudo, quindi andiamo a sentire molto bene la corda sul dito e andiamo a sentire bene anche l'altezza della freccia in caso in cui non abbiamo il punto d'incocco. Come dicevo prima, questi erano gli anelli migliori e soprattutto quelli più utilizzati dalle truppe ordinarie, anche se io non escludo che anche gli ufficiali avessero questo durante le fasi di battaglia. Altri esemplari molto carini sono questi qui, sono in ottone, sono anche cesellati come potete vedere. Una particolarità di questi anelli è che non hanno la linguetta in pelle come quello che avete visto prima, ma hanno una piccola unghiatura che permette però sempre di proteggere il pollice. Un'altra particolarità di questi sono questi due forellini dietro l'anello, i quali permettono di montare una dragona per impedire all'anello la fuoriuscita dal pollice, cosa che però per gli anelli deve risultare difficile proprio per il motivo che vi ho enunciato prima. Un altro modello di anello molto simile in corno e presenta in questo caso una piccola scanalatura sotto proprio la base dell'unghia. È molto particolare in quanto sugli anelli molto lucidi, come per esempio il corno lucidato oppure la giada o il vetro, serve per far avere attrito durante la fase di trazione, quindi la corda tende a non scappare quando andiamo a tirarla. Considerate che gli anelli di giada sono stati ritrovati in alcune tombe in Cina, erano per le persone molto molto facoltose, ad esempio l'imperatore in Cina aveva l'anello in giada. Siccome però era un materiale molto lucido, tendeva a non usarlo, andando ad utilizzare maggiormente un anello in corno di cervo, molto più facile da utilizzare durante le sessioni di tiro. Ultimo anello che vi presento oggi non è un anello da pollice, ma è un anello da indice, in quanto va agganciato sull'indice e questa scanalatura serve ad agganciare la corda. Andando a rilasciare la corda, lui tenderà a ruotare automaticamente sulla mia mano, facendo ovviamente scattare la freccia. È una sorta di rilascio meccanico degli archi compound in chiave tra virgolette antica. Questa scanalatura serve per agganciare la corda e, come vi dicevo, funziona come uno sgancio meccanico. Andando a far ruotare automaticamente l'anello sull'indice, ovviamente la freccia viene scoccata. Adesso facciamo una piccola prova non utilizzando quest'arco moderno, ma andando ad utilizzare un arco storico longbow, quindi completamente in legno. Questo modello in particolare è un arco in carpino di 45 libbre a 26 di allungo, sicuramente più piccolo dell'allungo che ho io, ma è per farvi vedere l'efficacia dell'anello anche su un arco del genere. Il sistema di utilizzo, il sistema di trazione è praticamente uguale. Nel momento in cui io vado ad agganciare la mia freccia, vado a posizionare il mio pollice sotto e lo vado ad utilizzare. Ovviamente, perché in quel momento l'arco non sa come viene teso, l'arco conosce solamente che viene teso. Una nota storica molto particolare sugli anelli da pollice è che nel XVI secolo, nell'impero ottomano, questi anelli venivano utilizzati anche per le esecuzioni. Il funzionario condannato veniva strozzato utilizzando un laccio legato proprio con il suo anello e da lì ovviamente il condannato moriva. Con quest'ultima nota voglio chiudere il video qua. Fateci sapere con un commento se vi è piaciuto, se volete vedere altri modelli di anelli, se avete domande, curiosità, se volete saperne di più anche sul tiro col pollice che avete visto più volte nei nostri video. E non mi resta che salutarvi e arrivederci alla prossima. Ciao!